La polizia! Presto, via, via, c'è la polizia! Ferma lì! Chi le ha detto che può prendere qua? Paghi la multa, la sequestriamo il rischio! Lasci! Però... Circolate, circolate! Signore, si è fatta male. Uno giovane come te che già fa... No, lascia stare, sarà solo un malinteso. Hai sempre una buona parola per tutti. Sì, ciao, zia! Se i nostri figli, che credono in Dio da poco, non ricercano la verità, dobbiamo aiutarli per amore. Sorella Yan ha buona umanità, ricerca la verità ed è competente. Sorella Yan e sorella Liu saranno i nuovi capi della Chiesa. Per favore, tu sei un capo della Chiesa. Qualsiasi cosa andrà bene, assegnami un nuovo compito. Non riesco a non pensare che sorella Liu sia molto subdola. Va contro i principi delle elezioni nella casa di Dio. Se davvero è subdola, devi segnalarlo ai tuoi superiori. Se vai a riferire questa cosa, il tuo capo probabilmente lo licenzierà e poi il signor Li ti odierà. Allontanandoci dai principi della verità e lasciando che la filosofia satanica ci guidi, danneggeremo la vita dei nostri fratelli e sorelle. Allora ti vado con Li Jin. Parleremo di persona dei dettagli. Deve essere un pesce grosso. Come minimo un capo della chiesa. Fermati! Ferma dove sei! Forza, correndo! Brutte notizie. Ieri, durante una riunione tenuta da sorella Liu, sono arrivati i poliziotti. Le 7 persone che erano lì sono state arrestate. Un mese fa ho ricordato a sorella Liu di non fare telefonate su questioni di fede in Dio. Non mi ha dato retta. E io non le ho più detto niente. Dio Onnipotente dice: vi sono perfino altre persone che vedono un problema e rimangono in silenzio. Vedono che altri interrompono e disturbano e non fanno nulla per fermarli. Non considerano minimamente gli interessi della casa di Dio, né considerano minimamente il proprio dovere o la propria responsabilità a cui sono tenuti. A mio parere, sono false persone buone. Sono persone insincere, ipocrite. Tutti coloro che perseguono il giusto mezzo sono i più sinistri. Non offendono nessuno. Cercano di compiacere gli altri, si adeguano alle cose e nessuno riesce a scorgerne la vera natura. Ecco un Satana vivente. Adesso finalmente capisco che in realtà non sono una persona buona. Vivevo secondo la filosofia satanica. Conoscevo la verità e non la praticavo. Soddisfacevo gli altri perché volevo piacere. Dio Onnipotente dice: dovete sapere che Dio vuole l'uomo sincero. Lui possiede l'essenza della lealtà, perciò ci si può sempre fidare della sua parola. Ecco perché Dio apprezza coloro che sono del tutto sinceri con Lui. Essere sinceri vuol dire astenersi dall'impurità nelle vostre azioni e parole e non ingannare né Dio né gli uomini.